Grave lutto nel mondo del giornalismo e della televisione italiana. È morto infatti proprio oggi, 24 febbraio 2023, a Roma Maurizio Costanzo. Era un conduttore televisivo, ma anche radiofonico, sceneggiatore e giornalista italiano. Classe 1938, a dare notizia della sua dipartita è stato il suo ufficio stampa. La famiglia era originaria di Ortona, si diplomò in ragioneria nel 1956, iniziò la carriera di giornalista, poi di autore TV, ma anche di radio. Si sposò nel 63 con Lori San Martino, dal 73 all'84 fu coniugato con Flaminia Morandi, da cui ebbe due figli, Saverio e Camilla. Una carriera importante, pensate che ha condotto per un sacco di anni il programma che portava il suo nome, ossia Maurizio Costanzo Show su Canale 5, giudicato come uno dei programmi più in vita, più in voga degli ultimi 40 anni di tempo. Va bene? Aveva grande amicizia anche con molti esponenti della TV, anche con Carlo Giuffrè, con Ettore Scavone, insomma, fece tantissime cose a livello televisivo, ma anche e soprattutto nel giornalismo, ma ancor prima, ripeto, proprio nel mondo della TV. Pensate che si coniugò, o meglio, ebbe un matrimonio anche con Maria De Filippi, che è rimasto con lui per molti anni, insomma, sempre stata vicina a lui, insomma, ecco, è un personaggio, insomma, molto conosciuto nel mondo della TV. Detto questo, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Maurizio Costanzo, riposi in pace. Questo video ovviamente non vuole ledere la privacy di Maurizio Costanzo, ma soltanto informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Ciao a tutti.